E bella ragazzi, qua Rise Angel che vi parla e ben ritrovati in questo nuovo video qua sul canale Rise Clan. E oggi sono qua per presentarvi questo nuovo incredibile gameplay. E si tratta di un nuclearizzato effettuato solamente con la pistola RK5, effettuato da Ryza Red. E è stato effettuato sulla mappa Redwood in più o meno 5 minuti e 30, o perlomeno il commentary durerà più o meno su quella lunghezza lì. Perciò il gameplay sarà più o meno sui 6 minuti, insomma. Ed è anche, tra virgolette, il primo nuclearizzato di pistola in Italia, quindi è anche un record italiano, tra l'altro. E niente, se sentite la mia voce bassa o comunque non sprezzante di gioia come al solito, è perché sono le 11 di sera e io sto morendo del sonno. E ho rifatto sto commentario 20 volte perché continuava a saltarmi magari il commento, una volta mi è saltata la corrente e è esploso il PC. Veramente tutte oggi stanno succedendo. Comunque, oggi non mi sono prefissato un argomento e lo inventerò qua sul momento, un po' come sono abituato a fare, insomma, io di solito faccio sempre così. E niente, se nessuno l'avesse mai notato, vuol dire che lo faccio bene, insomma. Comunque, volevo un po' parlare di qualcosa. Dei cartoni animati, toh, parliamo dei cartoni animati perché ce li ho giusto qua. Sto guardando appunto la televisione, appena venuti fuori i cartoni animati, tra l'altro sono i Griffin, un cartone che a me piace tantissimo. Comunque volevo fare questa domanda, visto che mi è saltata in mente adesso, ovvero quali sono i vostri cartoni animati preferiti? Allora, io devo dire che ne ho avuti tanti di cartoni animati preferiti, un po' in base anche all'età, perché penso che alla fine quella sia una cosa importantissima. Devo dire che in questo periodo, anche se guardo pochissimo la televisione, i miei preferiti siano sicuramente i Griffin e American Dad, che sì, vabbè, sono estremamente volgari, però a me piacciono, anche Brickleberry è molto bello, per chi non l'avesse mai visto. Quello è veramente la volgarità in persona, però non lo so, a me fa ridere, anche se magari può essere una cosa stupida o brutta, non lo so. Comunque, cos'altro potrei dirvi? Mentre invece quando ero piccolo sicuramente avevo degli altri cartoni animati preferiti, magari di altro tipo, come possono essere per esempio. Un tempo mi piaceva un sacco Holly e Benji, per esempio, un cartone che a me veramente ha fatto la storia dei cartoni animati, a mio parere. Poi ero un appassionato di calcio tempo fa, poi sono passato al basket perché mi piaceva molto di più. Comunque queste sono altre storie che magari vi racconterò più avanti. Però, in compenso, adesso c'è un po' di casino, spero non si senta troppo. Qua sono le 11 da me e abbiamo gente giù che si mette a far casino, però vabbè. E un altro cartone che a me piaceva veramente tantissimo era Dexter, no? Lo scienziato, quello lì piccolino che faceva le sue invenzioni. E anche quello a me veramente piaceva tantissimo. Come anche Mignolo e Prof, che erano tipo due topolini di laboratorio, mi ricordo, che cercavano di progettare la conquista del mondo e per farlo creavano degli oggetti assurdi, per esempio cose per manipolare la mente, oppure un raggio atomico, o altre cavolate del genere. Era un cartone molto stupido, però non lo so, a me invece è sempre suscitata simpatia guardarlo ed è sicuramente un cartone che a me piaceva veramente tantissimo. E in più per guardare i cartoni mi ricordo che quando ancora non c'erano Sky né Mediaset, quindi c'era solamente la televisione classica, guardavo JXT che era un programma che adesso si chiama Disney Channel sopra Sky e penso si chiamava poi K2 dopo JXT e adesso tipo, non mi ricordo, forse Mediaset Extra è stato sostituito con questo. Comunque non mi ricordo esattamente, però era un canale dedicato interamente ai cartoni per i bambini e la cosa era veramente molto bella comunque, perché uno quando non aveva niente da fare si sintonizzava su questo canale e guardava i cartoni e c'erano tutti quelli più belli del tempo, perciò penso che era una cosa veramente molto bella. Poi, come vi stavo dicendo, JXT, che era questo programma, tipo JXT, un po' come il clan che c'era tempo fa, LOL tra l'altro, è stato poi trasformato in K2 e da K2 invece poi si è perso perché, non lo so, non ho capito bene se i progettatori del canale hanno deciso di chiuderlo perché non faceva più troppe visualizzazioni, canale intendo però televisivo, si intende. Oppure perché non attirava più i ragazzi, non l'ho mai capito questo, era successo un po' un casino con quella rete, però non hanno mai fatto trafelare troppe. Trapelare o trafelare? No, trapelare. Boh, non mi ricordo ragazzi, veramente è tardissimo e sto facendo un commentario di merda, però vabbè. E comunque non sono mai uscite troppe informazioni da quel dialogo. E niente,
Io penso di aver detto tutto, anche veramente mi scuso fin da adesso perché so che è un commentario alquanto ignorante. L'avrei voluto fare un po' più interessante, però diciamo che sono abbastanza stanco e non ho voglia di star lì a rifarlo ancora perché l'ho già fatto 20 volte, perciò veramente mi scuso se non sarò al top, però sicuramente mi farò perdonare la prossima volta. Comunque niente, qua il video sta per giungere al termine, perciò se vi è piaciuto io come sempre vi esorto a lasciare un like, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e visitare tutti i link che vi trovate in descrizione. E niente, qui da Angelo è tutto, bella ragazzi e buon proseguimento.